Sulla nave Perodia, Mikasa ripensa agli eventi passati che hanno portato tutti dove sono ora. La ragazza ripensa alla prima volta che il gruppo degli Eldiani dell'isola sbarcò sotto copertura sul continente di Marley per parlare con gli Azuma Bito e trovare una via pacifica di coesistenza tra Eldiani e Marleani, invece di seguire il piano di Zeke. Arrivati nella città portuale, i protagonisti si svagano finché non vengono derubati da un bambino straniero. Levi salva il bambino dal linciaggio dei commercianti, e il gruppo si ritrova nella villa degli Azuma Bito. All'imbrunire, Eren segue il bambino fino al campo dei profughi di guerra. Eren chiede a Mikasa cosa rappresenti lui per lei, ma la ragazza, titubante, risponde di considerare Eren come la sua famiglia. I due vengono interrotti da uno dei profughi che offre loro da bere. Tutti i protagonisti in poco tempo si ritrovano a bere fino ad ubriacarsi e fare baldoria con la gente del campo. Il giorno dopo gli Eldiani seguono l'intervento della Società per la Salvaguardia degli Eldiani presso il Consiglio delle Nazioni. Tuttavia, ben presto, scoprono come l'associazione sia solo un organismo che protegge le vittime di stupro da parte degli Eldiani sui Marleyani, e di come la stessa società consideri gli abitanti di Paradise dei demoni e dei nemici da abbattere. Sentite queste parole, Eren lascia il gruppo, e in una lettera lasciata ai propri compagni, dichiara di rimettersi completamente nelle mani di Zeke. Nel presente, Mikasa si chiede se ella avesse risposto diversamente ad Eren, dichiarando il proprio amore, forse questa situazione sarebbe stata evitata. Lontano, Eren ripensa alle scelte che lo hanno condotto fino a questo punto. Rimembra come abbia fatto finta di accettare il piano per l'eutanasia di Zeke, e di come abbia invece dichiarato a Flock le sue reali intenzioni, per spezzare il ciclo di morte. La distruzione del mondo esterno col boato della Terra. Eren ricorda di come abbia dichiarato il suo piano, persino a Historia, e come questa sia l'unica alternativa affinché la ragazza non venga trasformata in gigante, e divori Zeke, per ereditare il potere dei giganti. La ragazza si oppone al piano di distruzione di Eren, e decide di avere un figlio per poterne rallentare il piano. Il ragazzo rammenta la sua conversazione con Zeke, e di come abbia deciso di fare tutto questo, affinché i suoi amici possano vivere felici anche dopo la sua morte. Nel presente, di fronte al continente, la flotta mondiale cannoneggia la marcia dei colossali, ma viene facilmente spazzata via dall'onda di calore dei giganti. I colossali, raggiunta la terraferma, iniziano a devastare il continente. Sopra di loro, il gigante fondatore di Eren avanza, guidandoli. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina.